Ok, sì, sono in live. Ciao a tutti, benvenuti in live. Oggi siamo in pattuglia con il tenente, ragazzi. Siamo in pattuglia con il tenente, ecco qua. Con l'Explorer. E bene, bene. In questo periodo le live, diciamo, vediamo se aumentano o meno. Adesso vedremo pian piano con il periodo come va avanti. Purtroppo ho anche delle lezioni online da supportare, da fare, quindi. Accenti speed, quella era la macchina nuova di Detective Constantine? Sì, quella è l'automa del Detective Constantine. Ah. Se l'hai comprata ieri. Ah, non ha fatto male come macchina. È una Nightshade. Nightshade, non so come si chiama. Night. Qualcosa. Che è successo qua? Me la tirare su Ah, una e vediamo riparazione. subito. Ciao da Colin Top, benvenuto in live. Ma perché ma vabbè. Vedo tipo sulla chat un colore rosso e sul video ti vedevo in colore blu. Come è scritto, vabbè, boh, è lo stesso. Benvenuto in live. Vai, sto uscendo adesso, fermo. Aspetta, anzi no, sta entrando, vieni dentro, vieni dentro. No, non possiamo effettuare traffic stop all'interno di proprietà private. Se Ragazzi, mi l'infrazione sentite? l'ha fatta all'esterno, lo fate uscire, ecco. Sì, no, infatti, ma lo aspettiamo fuori. No, no, Oh, andate lo dentro, fai lo fate uscire. uscire, esatto. In questo momento sto modificando la macchina. Non me ne interessa niente, entro io adesso. Ah, vabbè, niente, tutti i cigni ancora diversi. Anzi, Colleghi, mi sentite? Sì, ti dicevo, Kelly. DG4. Ok, un attimo. Del proprietario, cioè quel concessionario favorisce lui, vi manda via, faccio chiudere anche il concessionario, frega un cazzo, tutto che posso. Brodo ci va duro. Ci va giù pesante, Brodo. Comunque, signori, io ho aperto i droni, quindi mi raccomando, non dite i punti nascosti dove si trovano. E se c'è qualcosa da dire riguardo i punti nascosti, avvertitemi. Penso fosse Tipo Constantine quello che la parlava col raccolta in tizio. piazza centrale, la fontana? Minchia, però sarebbe così comodo perciò lì. Vabbè, ragazzi, cioè io sono un po' ritardato, Lo stai dicendo tu, eh. No, è perché stavo usando il... Niente, va. Vabbè. Noi non l'abbiamo detto, Tranquillo, Ah, ti vedo. Tomanten, scusate, oggi per caso c'è stato qualche blackout in Sì. città? Due. Sì, Due. certo. Ah. Perché? Perché a Cente Kelly, a quanto pare non abbiamo ancora sistemato quella cosa là, eh. Ma quale? Delle torce? Nine, quella del braccio, dell'apertura Ratien. Ah, non ha sistemato? E a quanto pare no. Andiamo un attimo in un altro canale. No, papà, adesso sono in pattuglia, ci pensiamo poi. Non è un Vabbè. problema tanto. Un po' larga. Yeah, però dai, c'è ti patchen. Sì, ma che è successo? Oggi è successo qualcosa di interessante? Questa, diciamo, ora di pranzo, dopo l'ora di pranzo? Prima. Ah, stai parlando in No, no, sto radio? parlando qua. Ok. No, prima sembrerebbe che sia stato rapinato lo sceriffo. Ah, bene, ok. Iniziano a far rapire, non sia noi anche adesso, mannaggia. Sicuramente devono avere. Ma come sentivo i raggi, però non gli ha preso la pistola, non gli hanno preso perché non ce l'aveva. Nine, perché non ce la faceva in servizio, si Pensa sa lei poco che. dire. Pensa a te che sfiga ha avuto quel criminale che pensava di prendergli la pistola, invece non ce l'aveva. Effettivamente, appunto, una campella sfortuna da Il una criminale ha certa rapinato. parte, Sì. perché E magari. se dice noi e lo sceriffo ha avuto molta fortuna, diciamo, averla lasciata dove l'aveva lasciata, ecco. Sì, anche il criminale da una certa parte ha avuto fortuna perché t'ha un altro aspetto, magari. Poteva difendersi e magari spararli. C'è Un attimo, gente. un po' di gente qua oggi. Che c'è?
No, dall'altra l'entrata, dall'altra l'entrata. No, 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 non voglio entrare nell'entrata, voglio vedere questo veicolo. Perché? Un attimo, porto la targa. Perché sì, ne abbiamo sequestrato uno ieri. Dica che targa è, che li ho cercato. 910. Ok, un attimo solo, la cerca veicolo. Ok, 910. Allora, Eddie. Questo è il Canis Body. È di Theodore Mamona. Ah, ok, perfetto. Quelli sono i colleghi dell'altro dipartimento. Ya, yeah, ya. Yeah. Ieri con un collega abbiamo fatto una multa 1 dell'1% e abbiamo tirato giù tipo 2000 e passa dollari. Ah, detto che allora c'è gente che sta abbastanza bene, sì. Invece è uno del 5%, 5000 e passa. Gente che ha i soldi, cioè. Yeah, infatti me ne sto accorgendo anche dal meccanico, sono andato a sentire prima per un cambio di colore della macchina, sono 600 dollari. Tu hai in auto, sente? No, ma pensavo di prenderne una da utilizzare sia quando sono fuori servizio sia come auto civetta. Ah. Allora avevo in mente un cambio di colore, un cambio di cerchioni. Adesso sono andato un attimo a informarmi e 600 dollari... Costantin non la si riconosce in faccia, per quello... Mi scusi. Okay. Niente, okay. Tranquillo. Cosa hai detto? Una va Pitstanier. Fai vedere un attimo, vedere sulla tabella. Sì, è quella classica. In sembra quasi... È perline. Okay. Sembra quasi una Ford, cioè credo sia il modello, diciamo, povero della Ford Crown Victorian. L'auto sgomma a prescindere, è fatta proprio così. Steiner questa. Vista, vista, sì, sì, è la sottomarca della Ford, che era Victoria. Esatto. L'ha provata già al test drive, diciamo, virtuale? Yeah, sì, come prestazioni non è assolutamente fantastica, ma infatti la utilizzerei più che altro da fuori servizio e in borghese, sicuramente non per risposta a chiamate o quant'altro. Ok. Thank you.
tirato una manata sul microfono, scusate. Vabbè, guarda, guarda che non, ancora non capisco perché gli avvocati siano ancora qui, perché se tu noti, c'hanno gli uffici loro, vuoi vederli? Scusi che mi chiamano in RAI. No, li conosco quegli uffici lì, sì sì. Lì a 506, codice postale. Sì sì, questi qua dietro intende, no? Quelli del palazzo lì, no? Qua li intenderei, un attimo. Perché ci sono degli uffici anche qua da quel che so. Faccio vedere. Perché faccio manopra. Ok, ho visto un attimo in mappa. Allora, praticamente tutti qua. Io vedo li ha visti lui. È qua, in questo edificio qua a sinistra. Qua ci sono tutti gli uffici, da quel che so. Poi, se sono già stati presi da qualche altra azienda, corporazione... No, io parlo di uffici, diciamo, dati dallo Stato, per lo Stato, per l'utilizzo statale, guardi, eh. Ah, ma anche questi c'hanno comunque, insomma, degli arretramenti dentro. Questi qui. Dentro. Diciamo, proprio, c'è una specie di palazzo comunale, diciamo, c'è una specie di palazzo comunale in cui, diciamo, dove c'è anche la hall per dei comizi, oppure anche delle stanze, tipo, una stanza, diciamo, delle stanze possibilmente per il presidente, non ho capito bene, perché la casa presidenziale è su, quindi però... Qua abbiamo tipo una zona anche un po' riguardo per lo Stato, per la roba pubblica e politica. Comunque non lo capisco neanche io, Agente Smith. Dobbiamo mandarli via adesso, dato che fanno solo cose contro di noi. Sì, ma anche di questo se ne occuperà il capitano. Tra l'altro non so se ha visto che il... Niente, non l'ha visto per forza. No, niente. Vede, qui a sinistra. Palazzo comunale. Yeah. Perché ma si può entrare dentro? Sì, oppure parcheggi. Vi faccio vedere. Parcheggiamo qua. Può anche andare davanti, c'era cioè, parcheggio proprio davanti, però sì. Ma se proprio facciamo un po' di shocking, gente. Va bene. Cosa che devo vedere? Qualcosa o è non segreto? Non prendete la prossima chiamata, polizia, è per gli sceriffi, grazie. 10-4. C'è una chiamata per voi, se mi sentite. È segreta qualcosa che deve dirmi? È già stato preso da qualcuno. No, è una cosa che riguarda l'alto comando. Ok. Sì. Ragazzi, qualcuno ha preso la chiamata di noi? Adam 2 no. Adam 4 negativo. Vabbè. Vedi qua, c'è tutti gli uffici solo, no? Qua. Fare comizi apposta, vedi, c'è entra qui. Abbiamo qui a destra, abbiamo delle stanze. Bene. Abbiamo degli uffici per gli avvocati dove possono accogliere delle persone, no? Qua, uffici a destra e a sinistra. E qua davanti penso non ci sia più nulla, esatto, qui davanti è chiusa. Qui abbiamo tutti gli uffici per gli avvocati. Poi dall'altra abbiamo una hall con per far tenere dei discorsi. Qua abbiamo per fare dei discorsi, quindi che poi dopo sta hall qua. Bene, qua per fare un discorso pubblico, la polizia infatti potrebbe usare anche questa per fare dei discorsi alla persona, ecco. Questa è chiusa, quindi bisogna andare bisogna tornare indietro. Poi qui a destra abbiamo una stanza per loro, per gli avvocati, per tutti loro, per riunirsi a parlarsi. Infatti non capisco perché, insomma, con un posto qua, per cenere abbiamo il bagno. Non si sfrutti. E c'è anche il piano di sopra, tra l'altro. Sì, il piano di sopra c'è la stanza, diciamo, per
Per il presidente o per qualcuno di importante, infatti c'è proprio una bella stanza. Vede qua. Papà, apriamo che c'è un corridoio. A sinistra c'è altri uffici, mi sa, vediamo. No, non c'è nulla. Sì, un altro ufficio c'è. Ah, yeah, qua sì. Qua altri uffici per avvocati minori e cose più, altre cose. Di là non c'è nulla, di là. E qui c'è la sala per la casa per la stanza principale per il presidente, qualcuno di importante, ecco. Ah, yeah, yeah. E però non la usano, non la usano, cioè, è tutto, ah, infatti, tutto qua. Cioè, non, anche l'orologio funzionante, cioè, guardi. No, anche perché più che altro un'altra cosa che mi dà un attimo un po' da fare è il fatto che è molto dove si esce? Mi sono perso. Qua, guarda che è bello, qui c'è pure l'orologio che gira. Ah. E anche la mappa dietro la città. Vedi la nostra centrale laggiù. Ah, tra l'altro è anche esatto questo orologio. Sì. Ho capito. Scorsa volta sono finita giù per la tromba delle scale. In che senso? Ho scavalcato sopra e sono caduta giù pensando che fosse... Sono caduto giù nel buco. Oh, e sono volata qui sotto. Però vedi che bello, ci sarebbe una segretaria qua per accettazioni e per prendere prenotazioni. Gli avvocati vari si riuniscono, si dividono nei vari uffici. C'hanno due uffici, più quello principale per il capo. E poi hanno gli uffici quelli sopra, anche che sono due scrivanie, una di fianco all'altro. Cioè, poi guarda che bel posto qua fuori, con le fontane e tutto. Io non capisco perché non lo usino. Non lo capisco neanche io, infatti è un po' triste il fatto che sia completamente in disuso. Cioè, è così bello. Io glielo farei presente a capitano di fargli usare questo, cioè. Con un po' di choking. Vai. Ah, sti vampiri. Yes. Botte cintura. Okay. La chat? Sì, sì. Comunque, cioè, bisognerebbe farlo presente gli avvocati che c'hanno un edificio gigantesco qui. Ma credo che comunque sia il capitano dover farglielo presente, perché è il capitano che ha fatto gli accordi con loro per farle rimanere all'interno del dipartimento. Il capitano ha scritto che riesce a stare dietro pure una vita legittima. Price esce di servizio questa sera. A me mi sembra un po' troppo ottimista. Qui Angel, sono solo in servizio, c'è qualcuno disponibile per una pattuglia? Atam 4, Sunshine 2. Ai ai ai, proviamo la lezione. Periodo, infatti, questo periodo le connessioni sono molto sovraccariche. Tutti che stanno a casa con wifi, tutti connessi. Corre sempre il flugo nei grossisti, incredibile. Guarda, ancora non lo sento. Ma vi dica, Cente Smith, lei riesce a mettere il come si chiama? Il misuratore di velocità. Oh, Constantine. Cosa fa Constantine? Sì, riesco solo da guidatore, però si può vedere la velocità. Ah, solo lei per esempio da di fianco non riesce a metterlo. No, no, non funziona. Ho capito, ma se io lo metto lo vede anche lei? No, vede solo lei, lo vede. Ho capito. È una cosa che può fare solo guidatore. Ma che cazzo? Madonna mia, cretino. Deficienti.
Fata. Vada Vigno, vada. Questo è partito proprio nel momento in cui abbiamo imboccato l'incrocio. Ah, non ti preoccupare tanto, non ti perdi chissà quante cose. Accente in CLE adesso è in pattuglia da solo, quindi? Al momento sì. Ho capito. Attendo un attimo in centrale Vespucci. 10-4. Adesso comunque ci occupiamo dell'accente Angel, che essendo catalizzato da solo non lo lascio, quindi adesso valutiamo se o far unire in pattuglia con noi, oppure lei, agente Smith, va in pattuglia con l'accente Angel. Va bene. Tanto che aspettiamo, fumo una sigaretta. E io la copio. Chiate ora. Salve Angel. Signori. Angel. Ah, Angel, finirai pattuglia con noi. Siamo a questo salutare. Punto fino a che non si libera qualcuno, una pattuglia a te. Vabbè. Ok. Siamo Adam. 4. Noi siamo a TAM 4. Ok, mi metto con voi. Ok. Ok, provveduto. Bene, spiego la sigaretta. Okay. Perfetto. Andiamo. Cos'è successo al concessionario? A TAM 4 non sa nulla. Noi siamo vicini, ma non voglio andare per mischiarmi con un'altra pattuglia. Andiamo a dare una controllata in palestra, visto che ogni tanto... È sempre spesso affollata. Yeah, e i parcheggi non sono mai rispettati. Sì, più che altro che la gente là si mette a far palestra con le cuffiette e non sente nulla di quello posto, che gli è. Era il signor Pluto. Ah, il recente Mitchell mi ha spaccato le orecchie. Lei ha tenuto basso, non c'era basso. Niente. Io ho sentito proprio la saliva entrarmi nell'orecchio. infatti. Accente Mitchell, lei è un assassino comunque. Tenete, scusi. Perché ha sfasciato le orecchie a tutta Adam 4. Come ha sfasciato le orecchie? C'è nessuno. È stato parecchio forte. Non c'è nessuno. È clamoroso. Sto parlando piano piano. Oh mio Dio. In realtà c'è solo un tipo lì che non capisco, vedete lì. Però sì, parte sì, sì, però senza macchina. Eh sì, qui vedi c'è la macchina, guarda. Qui a destra parcheggiare una macchina adesso. Quelli del concessionario. Comunque ora ci sono gli elicotteri, eh? Ha visto? Lì al porto? Ci hanno messo l'elicottero ora. Elicottero in che senso? L'elicottero della polizia? Lì all'eliporto, non l'ha visto? No, non l'ho visto. Beh sì, ce l'hanno messo ora all'aeroporto. Ah, sì? Permesso di andare a controllare punti caldi, passo. Permesso accordato, Adam 1. 10-4, devo controllare la vendita del campo lici, passo. Ma, anche perché comunque, tra non molto avremo
la conferma delle pari unità, quindi... Sì, sì. E io ora mi sono scritta nessuna unità, io, infatti. Come, Agente Smith? Io non mi sono scritta nessun reparto. Ah, diciamo. Nessun reparto? No, okay. Perché ne ho parlato con il capitano riguardo alle mie idee, diciamo, di come proseguire la mia carriera. Ah, ho capito. Hai in mente una strada persa? Esatto, sì, una strada che non c'è disponibile adesso, ma che il capitano ha già detto che posso farlo ben io più avanti, però. Ho capito, bene. Diciamo una specializzazione, diciamo che si sbloccherà da sergente in poi, sergente, ecco. Yeah. Il capitano ha detto che aspetta la gara del sergente e poi dopo potrò farlo. Ho capito. Adam 1 piazza e vedete lì la passa 10-4. Dirigiamo la raccolta. Guarda l'Africa, c'è. E guarda questo che inchioda. Ultimamente le pattuglie sono molto noiose. Sono calme. Sì. Ma come ho già detto, il fatto è che in parte credo che sia anche per il semplice motivo che l'armeria e tutte le armi di importazione ancora non sono arrivate da fuori città. Sì, sì. Chi lo sa quando la Maria aprirà, se ci sarà qualcosa di più da lavorare. Di questo ne può starne certo, Agent Smith. Quello è una pistola? No. Sì, sulla schiena. Non so. Attentiamo un attimo allora. Certo che fa fumo il veicolo, eh? Dietro sì, ne sì. Caccia un botto. Sì, sicuramente non è il massimo per l'ambiente. Ma dammo una raccolta libera, controlliamo il campo. Saranno le temperature anche. No, non è vero invece. Infatti. Era la piega del vestito. La piega del vestito c'era la pistola. Perché non era regolare. L'ho notato, questa cosa l'avevo vista. In live si è visto, ragazzi. Cioè, aveva la pistola. Anche perché no? Comunque, signori, ricordate che... adesso... Il fatto è che se uno c'ha la pistola probabilmente ce l'ha sotto i vestiti e comunque nei pantaloni. Non avremmo comunque riuscito a capire bene se l'uomo ha una pistola oppure no, se non sbaglio, eh. Penso proprio che non sbaglia in realtà. Non lo so sinceramente, sa? Credo che sia così, eh. Non ne sono sicuro, ma credo che sia così, signore. Perché tante volte la gente reagisce un po' tipo me quando scendiamo con i fucili sulla schiena, ecco. Ma con i fucili è un altro discorso. Con le pistole io credo che sia non così tanto facile da vedere.
Anche se non mi ricordo, leggevo in un comunicato, mi pare del comune, afflisso a una. Vabbè, non mi ricordo, leggevo da qualche parte, credo comunque un comunicato del comune afflisso all'albo, no? Dove Guarda, guarda. appunto bisognava utilizzare vestiti magari un po' più larghi per coprire le armi, ecco. E ho letto questa cosa, l'ho letta anche ultimamente, quindi non so, è un po' in dubbio. Non si sa bene. Eh sì, capita. Insomma, i fantasmi, gli spiriti ci sono sempre. Infatti. Quello no. Lì ne ho visto solo io quell'altro. Sì, penso di sì. Quale? No, io penso alla macchina bianca. No, Volare? Per caso? polare no. E io l'ho vista volare. Ma comunque tutto questo ordinaria amministrazione. Fatto serpentina che comincia a calare. Ah, avete visto sfrecciare quel veicolo da là dietro per caso? No. Quale? Non sto Ci è guardando la sua. sfrecciato sulla parallela alla nostra sinistra. No. Non ho visto io, sinceramente. Vabbè, tranquilli. Ma che è successo qua? C'è un uomo a terra davanti? Salve, dottoressa. Salve, ho visto Tutto che c'è un bene? disagio. Ho controllato, non è che avesse avuto un infarto il guidatore. Sì. Sì, Ah, ho ma tutto a capito. posto, tutto a A posto. posto. Grazie, arrivederci. 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 Perché hai detto grazie? Non ho capito neanche io, infatti, quel grazie lì. Grazie che ho detto, non lo so. In automatico viene. Mai dire grazie ai medici, mai, mai, mai. Soprattutto ai nostri, che ti fanno pagare troppo. Cucù, Totò. Vuole una mano, tenente? Per cosa? No, dico a fare benzina se vuole che le regolo la pompa. Cioè, nel senso Ma che le do. visto No, che ce la faccio a gente tenere la Smith, per favore. pompa in mano, ecco. No, a volte magari l'autista chiede a qualcun altro di farlo perché non so, non vuole sporcarsi le mani, non so, mi riferivo a quello. No, comunque, vi chiedo uno di voi due se guida il veicolo, perché c'ho un po'. Allora devo fare io la benzina, se no non. Ah, vabbè, allora facciamo Ok, così. ora dovrebbe Il funzionare, prossimo. un attimo. Ah, Perfetto, ora perché funziona, devo sì. finire di scrivere un rapporto Faccia e quindi. pure. Vieni qui da lei, agente Sì, Smith? guido, quindi non si preoccupi. Perfetto. Passate avanti, agente Angel. Ok, finisco di scrivere un rapporto. L'autovelox, sì, ora dovresti usarlo bene. Yeah, faccia come vuole, agente Smith. Ma che cosa hanno fatto il taxi? No. L'abbiamo notato prima, è un po' innovativo. È un po' nuccio. Ci sono un po' di code dappertutto, quel che mi pare di vedere. Sì, c'è un mezzo abbandonato così che fa traffico. Sì, ho visto anche un'altra di quelle cose strane per la salita dell'ospedale, tra Ah, l'altro. io Ma tanto se no. ci Ah, passiamo è la la troviamo per pistola, forza, vedi? perché diciamo Adam che 3 è esce fuori di recidivo. servizio. Ci vediamo stasera, colleghi. Ah, l'ho visto Arrivederci. bene io, Arrivederci, agente Chris. eh. Arrivederci.
Anch'io esco di servizio, mi trattengo 3 secondi in città, ma esco fuori di servizio. Ok, va bene. Vediamo questa sera. Ma avete sentito tipo una comunicazione alla raccolta? Seguimento alla raccolta, modo nera. Quindi il ricevimento dove sarebbe? La raccolta per la mappa, giusto, sì. Abbiamo aperto l'ultima posizione dove c'è la raccolta. Non ha miglior parte. Buchi. Nera con a bordo una persona di colore scuro. Direzione l'ultimo? Era detto direzione Mirror Park. Direzione. Agenti, che veicolo è? Qual è Mirror Park? Una moto nera. Dove c'è la raccolta? 10-4. Dove dico, la Mirror compri? Quindi era abbastanza danneggiata. Madonna, il palo, l'ho preso? Sì. Porca troia. Ma sembra che diciamo che non ci abbia distrutto la macchina. Ma però no, lo so, io, infatti sono rimasto un po' in silenzio che mi sono cagato in mano. Madonna. La moto nera potrebbe andare dappertutto. Infatti sono dove, ora qui sono un po' piano, adesso lo vediamo. Infatti taglimi la curiosità, vuoi controllare un attimo qui a destra? Vogliamo controllare? Non possiamo, sono con i droni, io non sappiamo. Ok, è vero. Sì, hai ragione, parte. No, hai ragione, non può essere scappata dalla vera, vero? No, è che io non posso. Sì, no, ho capito, tranquillo, ho capito. Era un po' di troppo, sì. Com'era vestito il soggetto? Tutto nero, moto nera, vestito di nero. Ok. La macchina e la moto era emanava del fumo perché sembrava abbastanza danneggiata. Ok. Io non l'ho visto. Ma abbiamo preso. No, nemmeno io in realtà. Ok. No. Boh, vabbè. Visto solo sono cose invisibili che appaiono mentre passiamo sopra. Capita. In realtà io ho visto solamente lo spruzzo, nessun mancava proprio il pezzo. Dove potrebbe averlo portata la moto, magari da aggiustare, oppure in un garage per nasconderla? L'unica cosa è che potrebbe averla portata al custom. In realtà, signori, potrebbe averla portata ovunque, perché potrebbe essere stata anche una moto rubata. Una moto rubata e l'abbandonata in qualsiasi punto. Infatti quello è il problema. Spero, allora, se è rimasto in moto, se non ha cambiato veicolo, che diciamo però che se aveva la moto mezza rotta, probabilmente l'avrà cambiato, soprattutto se era rubata. Ma anche se non era mezza rotta, è probabile che l'abbia cambiata. Vabbè, sarà difficile trovarlo. Se vediamo una moto, proviamo a fermarla. Se non si ferma, ci fa capire da solo che è lui. Se c'è qualcuno qua. Sì, diamo un'occhiata, ma dubito, infatti non è così ingenuo. È vuota. No, non è così ingenuo, Smith. Anche perché è troppo difficile che fate a spendere soldi per cambiare il colore della moto. L'unica cosa, due posti sono garage centrale e il vanilla, pure non sarebbero mani da controllare.
Sinceramente noi uno ricercato per tentato omicidio abbiamo trovato al Vanilla, ti ricordi Smith, là che sì, stava sì. Così. Quindi una moto? Gamma colorata. No. Poi credo che fosse una moto sportiva, tra l'altro, aspetta. Colleghi, scusate, la moto era sportiva, che tipo di moto avete? Tipo questa, credo. No, questa era qua c'è da prima. Mm-hmm. Sì, sembrava tu la Tesson con particolare tanto fumo. C'erano qualcuno che su quattro. C'era anche un'altra moto a destra e altre due a sinistra, insomma, però non abbiamo nessuna. Qua c'è la moto. Qua un'altra. Cos'è che hanno detto, che moto somigliava? Ha detto che è sportiva, no, non... detto somigliava, non sportiva, è nera e fumava. Ho visto. Oh, avrei visto che officer. No, mi sa che questa è... Tradiamone, se si nascondono qua ci fottono come vogliono, perché tanto come cacchio li riconosciamo. Tutto bene, Smith? Sì, sì, devo fare una cosa. Forse sopra? Prova a vedere sopra. Sì. Ah, penso che sia quest'altro qua che stava suonando. Boh. Un abuso di clacson, eh. Lo so, quello era un disturbo della quiete pubblica clamoroso. Ma boh, non lo so comunque. Rallenta un attimo, Smith. Quella è una bici, quella che ci abbiamo dietro. No. Ho una moto scura. Una moto lenta. Come corre la nonnetta? Un giorno mi sa che si piglia anche la multa, va sempre senza casco. Questo pure è vero. Il vabbè, cappello, capisco va? Che i suoi tempi, capisci che i suoi tempi non lo usavano. La Kacheng va sempre in giro senza casco. Che dobbiamo fare? Sì. Credo che stia... Sì, sta usando il tab, sta lavorando il talento in questo momento, magari è un attimo distratto, Smith. Niente, la signora Kacheng è sempre in giro senza casco. Non so se l'ha notato. Tenente.
Smith, hai mai visto quel video di quel presidente italiano a cui fanno presidente rispondere? Presidente? 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 Tenente? Tenente.exe ha smesso di funzionare, credo. Ma, eccomi, no, scusate, cioè, scusate, eccomi, eccomi. Ah, ma hai notato che la signora Kachenko va sempre in giro senza casco? Ma io non credo, credo che sia per il fatto che la sua testa non è omologata la maggior parte dei caschi. E quindi non è proprio, è proprio impossibilitata a mettersi. No, ma penso che possano comunque mettere quelle persone lì, eh. Dipende dalle persone, purtroppo dipende dalla testa. Probabilmente testa di signorina Cenk, di signora Cenk, è un po' particolare, magari. Comunque, Smith, non ci hai mai raccontato della tua vita. Che facevi prima? Io? Ah. Io? Sì. La poliziotta? Sempre fatto la poliziotta? Sì. Ah. Beh, beh, beh. Quindi è una passione? Sì. Ma non era tanto convinto stasera, Smith. Ma sai, non parlo molto della mia vita passata io. A tutte le unità potrebbe esserci un soggetto all'interno del Vanilla con un'arma della polizia. Una pistola precisamente. Il soggetto ha un cappotto ed è vestito. Ok, ce l'ho forse davanti. Che capelli ha? Capigliatura? Capigliatura, sceriffo? Forse meglio se parlo... un soggetto molto simile alla descrizione, con la giacca grigio. Ah, torni in città intanto. Sì. Ma quanti... Madonna, quanta gente! No, ma quanti questi veicoli? È un convoglio di Ranger. Di Ranger? Sì. Ma quanta gente più che altro a vendere? Cioè, ma è normale? La gente è atta a guadagnare, a quanto pare. Ma magari oggi l'economia è buona, boh. Sai, l'economia fa sempre su e giù, forse oggi è il massimo, saranno tutti là. Comunque ha detto una pistola della polizia. Fatto sta, poi l'abbiamo trovato, quello che aveva... Nine. Ah, a quanto pare una Italo CTO è diventata cialla al posto di nera. Sì. Ah, l'ha vista passare? Già, yeah, dall'altra corsia. Mi aver tolto anche tu. Allora, pensavo di essere l'unica ad averla vista. In altri orari. Meglio. No, ma già la va a suo discapito, perché se prova a scapparci in qualche segmento la vediamo meglio, quindi. Sulla situazione al Vanilla ho il soggetto in custodia, lo mettiamo nella pattuglia. Ma ha l'arma? Sì. Ah, avete bisogno di rinforzi? Negativo. Negativo. Ricevuto. Potevamo un po' socializzare gli alloy tool, sinceramente, adesso però sono tornati in città. Ehi, parli, lo tocci anche tu di solito lì. Oddio! Oddio! Ah! Oddio! Fight the light! Abbiamo visto una moto senza targa dirigersi verso garage centrale. Dio mio! Porca puttana, ma chi è che ha aperto la finestra qua? Oh, tenente, cioè abbiamo le finestre aperte, ha visto... Ma che la macchina ha svoltato un attimo, mi ha colpita, ma ha deviata. Oddio. Dio mio. Vediamo se si... Tenente, sta bene? Ti ha un po' stortite? Oddio. Oh, beh, tenente. Bene. Oddio, il collega. Un attimo, che mi appoggio al... Oddio, qua. No, mi sono alzato troppo in fretta, scusate. Oddio.
stiamo tutti al lato comunque, così magari sì. Ci metto sotto. Ecco, sì. Infatti. Il mio povero explorer. Oddio. Aspettate che provo un attimo a rimuoverlo. Attenzione, se funziona ancora. Attenzione. Oh, porca. Come, come state? State meglio? Ho sbattuto, ho sbattuto un attimo. Oddio. Sono ancora un attimo stordito. Mi appoggio qua io. Anche io. Credo che ci voglia solo una cosa in questo momento. Allora, io chiamo un meccanico. Ah sì. Scusate, ma devo scaricare la tensione. Te ne vuole una? Oddio, che botta. Io la prendo. Quello scemo che ha svoltato le gemme da sinistra mi ha preso. Venga. Ha fatto un volo, abbiamo fatto. Oh, pronto. Pronto? Salve, mi dica. Salve, abbiamo fatto un incidente. Siamo in autostrada, direzione città. A che altezza? In altezza poco prima dell'ospedale. Va bene, arrivo subito. Grazie. Arrivo, salve. Dio mio. Atantue è momentaneamente non disponibile. Smith, basta che lei che stava guidando non è sbattuta contro lo sterzo. Eh? Si è sbattuta contro lo sterzo, Smith. Io ho battuto contro il volante con il busto. Com'è che ti chiami, Smith? Dio mio. Smith? Smith? Il nome, Smith? Ah, Elisa. Ok, vabbè. Volevo capire se avevi un trauma. Comunque l'SPD vi aggiorno, era un'illusione ottica, non era una pistola della polizia. Ah, ricevuto. Probabilmente era quello che abbiamo visto noi prima. Esatto. Però se sono partiti con un arresto, forse diciamo che c'era magari un po' qualcosa di differente rispetto a una semplice svista. Forse c'era proprio un problema... Che botta, mamma mia. La vedo un po' barcollare, Smith. Sì, un attimo mi sto riprendendo adesso. Fammi fumare una sigaretta e poi mi riprendo. Dimmi. Oddio. Questa dipendenza fa male, però, È stato brutto, abbiamo fatto un volo assurdo. Siamo sbattuti pure sul carico via qui sopra. Ma ci seguivano anche i droni, Smith. Io sì. Ecco il meccanico. Visto che sono quello che sta un po' meglio, mi metto con la paletta. Vediamo che prendono il meccanico. Siamo qui. Oddio. Salve. Oddio. Salve. Abbiamo fatto un incidente. Abbiamo sbattuto sul ponte qui sopra con la macchina. Da qua sopra siete caduti. No. Abbiamo avuto un impatto con una macchina. Tipo, vedi dove inizia il guardrail lassù? Tipo, sì. Dove c'è tipo questo palo che manca. Vedi che manca un falliccio. Avete sbattuto qua sopra. Abbiamo preso quella sporgenza che esce dal e avete preso il volo. E abbiamo preso il volo e siamo sbattuti qui sopra. Vedi, infatti, la forma un po' molesta del permesso accostato. Madonna, è un disastro sta macchina. Che preferite fare? State attenti che qui corrono. Preferite fare? Faccio fare un annuncio, segnala che c'è un incidente. Preferite ripararla o portarla via? Adesso vediamo. Tenente, la sua auto cosa vuole fare? Ripararla o portarla se via? Se riesce a ripararla qua sul posto il meccanico, sì, non verrà perfetta, ma posso provarci, oh. Qui Adamuno, raccolta libera, passo. Thank you.
Ciao da Golintop. Aspita proprio in autostrada. Che macchina prende? Ah, a posto. Comunque campo. L'abbiamo fatta, non è proprio perfetta, ma ce l'abbiamo fatta. Ah, bene, bene. E TC4. Va bene, guarda, vi faccio la fattura. Purtroppo non sono ancora riuscito a parlare col capitano, perché gli volevo proporre una convenzione per farvi pagare meno, ma non sono ancora riuscito a parlare. Il capitano è molto spesso occupato. Capisco, capisco. Vabbè, quando poi... Ecco qua. Tanto il mio numero ce l'ha. Grazie mille. Yeah. Gentilissimo, signore. Ah, si figuri, si figuri. Arrivederci, buona giornata. Fatevi vedere, mi raccomando. Yeah. Sì. Certo. Bene. Siamo tutti bene? Sì. Yeah. Io non cogliete perché sono un po'... Smith, ce la fai a guidare? Sì, sì. È caduto il paraurti? No, io lo vedo ancora attaccato. Ah. No, no, in realtà è caduto Smith. Ma è visione ottica, perché io lo vedo attaccato. Salite. Ok. Ho preso una bella botta pure sul ponte lì sopra. Maia. Abbiamo fatto un volo. Credo bisogna fare una comunicazione per vedere se riescono ad aggiustare queste autostrade. Questi guardrail sono pericolosissimi. Se non fosse stata per quella macchina imbecille che ci ha tagliato leggermente la strada, no? Dovrebbero mettere quei guardrail nuovi, questa quelli... Questa moto che occupa la strada, no, questa qui non... Occupa il garage, occupa. No. Sequestriamo. Il meccanico è pure qua, quindi se lo chiamiamo arriva subito. Poi tu la foto, chi la fa? Fai tu ex, lo faccio io. Sì, sì, no, lo faccio okay, io, tranquilla. Chiami tu il meccanico, lo chiamo io? Sì, chiamo io il meccanico. Non ok, allora faccio la foto. Falla da dietro, che si vede la targa. Hai ragione anche tu. Quanto mi dica? Salve, se avete bisogno di un meccanico qui al garage centrale, che c'è una moto da rimuovere che occupa il passaggio per un garage. Perfetto, arrivo subito. Grazie, salve. Signore, suona? Yeah, suona, ma non è sua la moto. Si sente un po' scatti, signore, non so perché, ma la chitarra mi sa che non è accordata molto bene. Così? Si sente un po' scatti la chitarra. Probabilmente un problema. Adesso controllo. Vabbè. Arrivederci. Salve. Che... Ok, la targa è 765 Juliet Delta Foxtrot. Ok, poi tutte le compilazioni, compilare tutto. Salve. Sì. Salve, siamo carico qua. Subito. Sì, sì, carichi pure. Voilà. Perfetto. Dove la devo consegnare? Alla zona di sequestro. Sono in auto. Perfetto. Che compilo il verbale, sì. Smith. Ci vediamo lì allora. Arrivederci. Puoi lì. Fare tu direttamente sul posto tutte le procedure mentre io compilo, sì, sì, sul okay. Database. Salve, tutto bene? Sì, tutto a posto. Perfetto, voi perfetto. Tenete. Tutto bene. Salve, salve, CJ, giusto lei? Sì, come stai, Bad Boys? Ah, tutto bene. Lei, CJ, la fate in forma? Bene. Oggi è caldo per casa? Sì, questo è il mio nuovo outfit. Ho capito. Outfit primaverile? Ha visto come sono fresh? Outfit primaverile? Sì. Molto naturale. In estate cosa fai? Mutande? No, di estate in costume. Ah, ok. Il mio telefono. Posso fare qualcosa per te? È partito la suoneria. Sì. Signor No, stavo dicendo... Ancora. Sono andato in Italia 3 giorni, a Napoli, e ho conosciuto un po' lì, faceva caldo, mi sono abituato. Guarda, devo correre via perché devo stare quel mezzo laggiù. Ciao. Ah, guarda. Arrivederci.
CAD fai tu, vero Ex? Come sa che lo sta già facendo? Alexa, metti la radio. Secondo me, lo vedo impegnato a scrivere. Sì, sì, ho appena fatto sul CAD, faccio sul database quello vecchio. Ok, va bene. C'è il tutto libero. Abbiamo ripreso il meccanico. Dentro qui? Sì. Aspetto. Lasci sì un po' in mezzo, tanto io sposto questa, sposto io. Tanto la lasci un po' in mezzo, la posto di questa macchina. E voilà. Tantissimo Arctic, grazie. A posto così. A posto così, quanto le devo? Faccio $200. Ok, un attimo solo. Facciamo la fattura poi. Sì, sì. E la bati. Ok, perfetto. E qua venga pure, facciamo la fattura. La compilo subito. Sì. Questo troppo stronzo Artica. Ecco qua. Perfetto, grazie perfetto. Mille. Arrivederci. Buona giornata. Si chiama Bati il modello della moto, lo scegni sul come nome. Sinceramente, ma non io no, non c'entravo nulla io. Prego, tenente. Ecco, ora l'ho visto cadere io, il paraurti. Ah, a me ci ha perso da un bel po'. Vabbè, è più leggera la macchina. Ah, ma non ci sta male, infatti, Ah, si fanno pagare anche poco quelli del quelle del Moisley là. Si fanno pagare anche poco, sa? E quanto Tente? Si può pagare? $200. Ah, ho capito. Certi meccanici fanno pagare anche di più. Ma sono gli stessi che modificano le macchine? Sì, fanno anche servizio meccanico. Smith, perdonami un attimo, il veicolo non era una Nagasaki Blaster? No, si chiama Bati. Bati? Bati, sì. B-A-T-Y? No, Bati, con la I, Bati. Con la I. Bati, tutto okay. Bati, dico Bati. Yes. Oddio. Isola. Ma è questo invece? Boh, vabbè, passiamo dopo a vedere. Vieni, tenente, qui era un macello ieri qua. Non so se ha visto, ma ieri sera qua c'era un macello. C'è tanta gente in tente? Mamma mia, c'era tantissima gente che parcheggiava ovunque. Ah, beh, immagino. Hanno fatto una coda contromano sul marciapiede, hanno fatto. Poi li abbiamo fatti spostare subito perché non. Cioè. Per non andava per niente bene come si erano messi. Andiamo a vedere un po' il vanillo.
schivato il palo, schivato. E qui dietro la telefonata. Ok, tutti i sequestri in regola, era un abbati 801. Capisco cosa sia. Credo sia il veicolo in movimento, probabilmente. Hai visto quel veicolo lì, quello lì a sinistra che si... No. È vero? Mi è sembrato. Sì. Ma ancora il telefono. Siamo chiamata Chiari, è per voi. Sì, risponde. C'è avuto la prima. Non c'erano problemi a guidare, c'erano problemi questi. Sì. Avvocato, ma vuole che guidare io, perché mi sono... Sì, perché ho un po' di problemi. Mamma mia. Boh. Ti dicevo, comunque era un Abbati 801 tutto registrato a mestiere. Ok. Sì, prima mi ero confuso perché il soggetto aveva due moto, anche una Nagasaki. Aveva, insomma, quindi era un attimo... Comunque, meno male che me l'hai identificata meglio. Bene, si chiamava Abbati quando ho fatto il sequestro, quindi... Sì, no, infatti, me l'hai detto Abbati, ho fatto ma come Abbati. E infatti non risultava tra i primi quattro, ho dovuto scendere un po' più giù. Mi sa che c'è Kelly che è da solo, sai, ex? Aspetta, vediamo. Gente Kelly? Sì. È solo in pattuglia? Sì. Va bene, allora a sto punto vengo con lei, così ci dividiamo 2-2. Va bene, e dove si trova? E... Ma se vuoi garage centrale, se vuoi. Garage centrale, dai, vediamoci lì. Mi raggiungo. Ero fermato io. Ma no, vada pure. Salve. Per il traffico per entrare in garage. Ok, ha fatto lei la chiamata? Ok, un attimo. Vada. Che puttana, oh. Il traffico che c'è. Ah, sì. Scendi pure, io vi metto bene. Sì, fai tu. Oddio, adesso la chiamata. Signori, è stato un piacere stare con voi. Buona pattuglia. Sì, sì, tenente, anche a voi. Yeah? Salve, tenente, salve. Come va? Faccia un movimento di braccio, provi. E vede che va? No, non fa. Ma come non fa? Provi. Questo è praticamente quello vecchio. È la ratio vecchia. Ah, e non la salva, capito. E vi riparo. No, ho capito, però, cioè, nelle impostazioni della ratio è salvata. Capito. E allora rimetta, rifaccia tutto da capo. Tu sei qui, Proteno? Sì, vabbè. Sì, arrivo tra poco. Vabbè. Qui ad Amune si vede un traffic stop allo YouTube di un veicolo rosso. Donna! Targato. Ma tu il casco non lo puoi mettere? No. Vabbè. Tu rischi il pericolo, però, eh. Ah, lo so. FHY. Oh, ma quella moto è senza targa. Sinistra, sul carattrezzi. Io ti stavo tirando sotto. Ho visto! Vieni là, guarda. Senza targa quella moto lì, No. È senza targa quella moto lì a sinistra, eh? Infatti non la sta usando. Bene. Voi siete sempre in aria per rompermi... dai. Cosa? Niente. Ma oh, il crimine serpeggia in quel luogo là, guarda lì. Esatto, voi siete cazzeggiando. No. Sì, sì, la nota di davanti, manca. Ok, allora... devo prenderla. Io bello, scusa. Salve. È finito? Tanta gente. È straffollato qua. Sì, infatti è tipo film, mi sento male di testa tutto questo rumore qua. Oddio, non sono abituata. Non sono abituata all'Explorer. Ha avuto un attimo di pazzia. Non sono abituata all'Explorer. Ho fatto la solita manovra che faccio con la crana. Ciam ha scassato la macchina una volta completamente. Poi adesso mi ha fatto ricadere il paraurti dietro. Speriamo non ci sia una terza volta. Centro Smith, se no, poi... Oddio.
Perché non era abituata. Non sono abituata a fare stati di prima 9 con l'Explorer. L'Explorer è un veicolo che ci dà parecchio. Sembra più leggero della Crown l'Explorer. È sempre a fase di sì. Quello presa, ha presa? Dipartimento di polizia di Los Santos, mi dica. Non mi sentono. Dipartimento di polizia di Los Santos, mi sente? Non lo sentivo. Comunque l'ho messo sul segnalino, cosa fa che lì la chiamata? Andiamo a vedere. Eccola, la ripresa. È presa, perfetta. Dipartimento di polizia Los Santos, mi sente ora? Sì, la sento, guardi, c'è un uomo con un furgoncino in mezzo al campo di frumento, sta rovinando tutto, tutta la proprietà agricola. Ah, c'è un uomo con un furgone davanti, in mezzo al campo di frumento? Sì. Ah, le sta, va bene, adesso veniamo a controllare. Io sono già andato via, Va bene, ok, andiamo a controllare. Arrivederci. Yamitica, Michel. Mi dai il permesso di effettuare un posto di controllo all'uscita dell'autostrada, passo? Motivo, qual è, Michel? C'è un motivo particolare oppure un controllo randomico? Controlli randomici. Ah, va bene, ok. C'è un furgone in mezzo al campo di frumento che rovina tutta la coltivazione. Ho capito. Andiamo a vedere. Sembra affollato, qua. Dopo possiamo vedere un po'. Gaia. Socializziamo un po' qualcuno. Ah, ecco, meno male. Fortuna. Che c'è? Ah, papà, glielo comunico poi. È sempre quella cosa legata all'alto comando. Ah. Bene. Hello, ciao Moseley. Che ha a che fare con gli avvocati, una cosa che è successa. È vero, c'è uno in mezzo al mezzo al fumento, al campo. Facciamo spostare? Sta rovinando il raccolto. E non c'è da rimezzo, però anche te... No, io sento qua. C'è qualche pattuglia in zona concessionario, per caso? Atom 2 è da un'altra parte. 10-4. Salve, mi scusi? Concessionario. Mi dica. Negativo. È suo questo camioncino, furgoncino? Sì, è mio. Signora, lei sta rovinando il campo di frumento qua, cioè con tutto il furgone sopra. Ho chiesto al contadino
che lavora i cambi per noi, mi ha detto che potevo avvicinarlo il più possibile. Signore, guardi, però ci sono state segnalazioni che a lei ha rovinato un po' il campo con la ruota. Allora lo potrebbe spostarlo, ma credo dove messo quasi la toglia. Più che altro perché la segnalazione ci è arrivata da altri contadini della zona. Esatto. Quindi per evitare problemi con tutta quanta la comunità della zona. Capisco se vabbè, il proprietario di queste terre... subito. Yeah, yeah. No, no, non è un problema. È per evitare futuri problemi tra l'intera comunità. Certo, certo. Mi scuso. La prossima volta lo metterò là dove avete visto quelli. Yeah, yeah. Sì, bene. Scusatemi. Perfetto. A posto. Buona giornata. Grazie, buona giornata anche a voi. Guardate che siamo diventati i controllori dei campi ora. Vabbè. Ogni tanto tocca anche da voi. Devo controllare il campo qua. Ma lei e Jim Smith. Ma questo qui posso controllarlo, questo qui a sinistra. Ah, ho capito, ho capito. Solo quelli segnati sul GPS posso. Ah, ho capito. Ma non c'è nessuno. E ha tutto pulito. Cos'è che è questo? Che mi scotto sempre. Questo è la coltivazione. Non è la raccolta. Questa è la coltivazione. Esatto. Qui a Tantue, coltivazione vicino ad autostrada, pulita. Qui a Tantue andiamo a controllare la vendita. 10-4. Qui a Tantue stiamo entrando ora alla vendita. Vendita pulita, passo. Chissà dove vendono questi. Qua. Ci vediamo un po' qua a controllare, a vedere un po' chi c'è. Oddio! Ma cento Smith. Ho detto il freno a mano. A cento Smith. Lei è un po' una pazza in autostrada, se lo lasci dire. Ho detto il freno a mano, curvato, non so perché. Mi ha fatto prendere un colpo anche a me, perché pensavo ci fosse qualcosa davanti a noi. Io stavo guardando dietro e mi sono spaventata. MS. Chi erano? Ah, i medici. Ok, va bene. Salve. Salve. Tutto bene? Sì, sì. Yes. Sì, grazie. Okay, salve. Bene. Salve, Smith! Attenzione. Salve.
Vabbè, andiamo a vederci. Ma chi è che ha urlato a 100 meter? Pare di Sforza. Ha visto che segno è il suo attulatore? Nah. Nine? Nah. Ah, ho capito che Paride Sforza è il... quel signore che è stato, che ha organizzato l'evento per i ragazzi cantanti del ghetto. Che pare che non ci ha presentato nessuno. Sì, papà, questi sono dettagli. Questo padre, questo... Ah, sembra contento oggi il signor Sforza. Ti vuole la raccolta? Yeah, d'accordo. Mamma mia. Abbiamo salvato le sirene, vogliono fermarci. Comunque sta arrivando un veicolo adesso in autostrada, Adam 1. Quindi una specie di monster truck, però molto più piccolo. L'abbiamo visto, ma siamo impegnati. Ma come fermate i mezzi, scusate? Con la paletta. Che belli. Ma interrogativo, possiamo venire anche noi dall'altra parte però? C'è dal tenente. Tenente? Secondo lei? Perché in giro non succede niente, quindi al massimo ci stazioniamo dall'altra parte. Vabbè, ve lo concedo, però dovete stare distanti da Adam 1. Vabbè, quindi voi Adam 3 mettetevi da un'altra parte, non ovviamente dallo stesso identico punto. No, vabbè, di fronte all'altro, sì, no? Certamente. No, meglio di no. Vuole scendere qui a piedi, lei, ci ha portato i camicelle. Adam 1, voi dove siete? Scende qua a piedi, così fa almeno su, sappiamo piedi. Dove non metterci. Io vado in macchina. Sì, vabbè, passa avanti. Vabbè. Adam 1 qui, Adam 3, dove siete posizionati voi? Siamo all'altezza dell'uscita dell'ippodromo. Tutto. Ok, dal lato che va o che torna da Los Santos? Che va in città, che va in città. Ok, 10-4. Dopo il ponte potete mettervi voi? Colleghi, mi fermano laggiù. Michel, tutto a posto? Sì, sì. Cioè, adesso torno indietro. 10-4. Eccoci qua. Qua
Madonna mia, un microfono. Prego. Ha visto che qui c'è un'autoscuola? L'autoscuola? Sì. What open? Qua. Guardi. Qui sulla destra c'è un'autoscuola. Ah. Sì. Ah. Non l'ho mai vista? No, no. C'è da poco qua, l'ho messa una nuova. Ma se per questo, cioè, sto continuando ancora adesso a scoprire, insomma, nuovi edifici che sono stati eretti. Aspetta, ti faccio vedere un altro edificio carino che non ho posto. Sapeva che è vicino al dipartimento di polizia c'è anche una farmacia, quello di downtown, intendo. Sì. Secondo me non ha visto neanche questo la guardia. C'è un ristorante fast food qui sulla sinistra. Ah, guardi. No. Dove si entra? Un attimo. E con tutte le volte che ci sono passato davanti non ci avevo mai fatto caso. Io sono da casa un po' di giorni fa. C'è un ristorante fast food qui. E c'è questo. Vedi che c'è la cucina, c'è il banco, i tavoli, tutto c'è. Ah, yeah, yeah. I bagni non vanno, però non funzionano, sono chiusi. Vabbè, sarà solo per i clienti, alla chiave loro. Ci sta però, bello, eh. Ah, yeah, yeah. Terra le butto i cartelli. E poi c'è un negozio, oddio, c'è un negozio anche di elettronica qui vicino. Ah, sì? Adesso lo faccio vedere pure quello. Friend, mettila qua davanti alla mia, dietro la mia. 10-4. Qua, guardi. Ragazzi, voi come state fermando le macchine? Perché io ho questo dubbio. Negozio di telefonia. Io sono detto, non so, lei... Parcheggio? Sì. Delle sirene. Voglio un angolino di negozio. Signori, le sirene spegnetele però. Per due motivi: uno, non c'è un'emergenza in atto, e due, spaventate, c'è il rischio che spaventate i civili. E poi c'è un... allora, i locali del posto. Dicono le sirene forse con un altro tipo. Bello. È uguale, va tutto spento qua. Ok. Yeah, carino. Presa. Ah, punto qua. Dipartimento di polizia di Los Santos, mi dica. Sì, salve, io dovrei denunciare il furto della mia moto. Il furto della sua moto? Sì. E lei è? Maximilian Buzzo. Che moto deve denunciare, furto? È la mia Bati, me l'hanno rubata dal Vanilla, rossa e nera. La sua moto è stata sequestrata? Questo qui. Però... Come è stata sequestrata? Sì. Ma era parcheggiata al Vanilla? Parcheggiata a garage centrale. Non si è fermata una... la Italy GTO vai, nera. Intralciava l'entrata di un garage. Capito, però minchia. Seguimento di una Italy GTO. C'è manco il tempo di denunciare il furto che già... arriviamo. Ma ora che sta seguendo già 20 minuti fa quasi, eh. Ho capito, io me ne sono accorto poco fa che stavo andando via dal Vanilla e me ne sono accorto. Guardi, attualmente ci abbiamo un'emergenza in corso. Se vuole può passare più tardi in centrale. Vabbè, e adesso vado a piedi, quindi. Usi il taxi, non so, mi dispiace. Va bene. Dove si trova ora? In centrale a Vespucci, mi sono fatto accompagnare, adesso pagherò anche il taxi. Vabbè. Mi dispiace, signore. No,
Parlerò poi con il vicecapitano, col capitano. Michelle. Ma magari ne parliamo dopo, che ora abbiamo un'emergenza. Sì, 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 faccia, e magari faccia. Possiamo parlarne per il sequestro più tardi, ecco, magari. Sì, sì, sì. Vediamo. Michelle. Comunque, vabbè, le dice che gliel'hanno rubata la Vanilla e... va bene, se ha da fare vado, non c'è problema. Sì, che ora abbiamo messo sfuggita una macchina da un fermo. Vabbè, noi torniamo al nostro posto di blocco, in tal caso la vediamo, in tal caso la vedete avvisateci che sbarriamo la strada. Cosa c'è uscita prima, l'uscita quella che c'è prima di questa? Niente, c'era quello, sai, la moto che abbiamo sequestrato rossa prima? Quello, ya, ya. Dove è uscito il furto al Vanilla adesso. Ah. Adesso però ha denunciato il furto. Mi trova in centrale, voleva andare da lui? Non gli hai detto che... Io gli ho detto che gli hanno trovato davanti al garage. No, che... no, dico, non hai detto al signore che la famiglia in emergenza, quindi... Eh sì, però magari se c'è il tempo magari a trovarlo ancora lì. Ah, era lì davanti al... Alla dipartimento, sì. Vediamo se lo troviamo ancora. Magari ha chiamato un taxi, non lo so, boh. Forse è quello là. C'è ancora il signor... Sì, è lì. Ah, eccolo. Salve. Salve. Ora possiamo parlarne, se vuole c'è anche il tenente qui con me. Sì. Venga pure dentro, venga. Sì, mi capisca la gente, cioè... Non ho fatto in tempo neanche accorgermi che... Allora, in pratica la sua moto, una Bati, giusto? Sì, la Bati. Rossa? È stata ritrovata al garage centrale che entra al ciabatto entrata ad un garage. Era in cerca della vita di GTO, era che ha saltato il posto di controllo. Era proprio parcheggiata sopra all'interno di un garage, diciamo, in un... Vabbè, io adesso pago di sequestro perché non è un problema. Però cioè, il discorso è questo. Cazzo, manco il tempo di accorgermi che me l'hanno rubata, che c'è stato... No, cioè, vi siete accorti prima che era parcheggiata male del furto. Ma noi avevamo trovato la moto Nimble qualche tempo fa, Ho capito. Io non è che ripeterò al Vanilla, ero lì seduto, come sono al solito, non mi sono accorto che m'hanno fatto sparire la moto. Vabbè, sì, quant'è di sequestro? Quasi mezz'ora, 40 minuti fa l'abbiamo trovata al garage, noi quasi. Sono mezz'ora fa. Esatto, mezz'ora fa è andata al garage centrale noi. Però noi se quando andiamo a Vanilla non è che stiamo con gli occhi appuntati sul nostro mezzo. Fatto, signori, non avete assolutamente colpa voi, ma non abbiamo neanche colpa noi. Noi abbiamo fatto semplicemente il nostro lavoro. Purtroppo le dinamiche... Voglio dire, scusatemi, la moto era aperta. Come me l'ha rubata il ladro, potevate mettermi la mano sulla coscienza e capire che non è che sono stupide. Cioè, le persone non sono stupide. Che lasciano la macchina davanti al garage. Avvisate se prende l'altra strada. Però, signore, sono menefrechiste. È quello sì, ma allora, mi scusi. Mi faccio finire un attimo. Cioè, vuol dire che per alcune persone menefreghiste ci passiamo di mezzo noi. Esattamente. Purtroppo così. Per ragionamento. Io mi spiace, ma sono contro... Io lotto contro questo, se lei questo è contro i pregiudizi, onestamente. Certo, purtroppo non so per la posizione. Sono abituato a vedere dietro le persone. Quant'è il dissequestro? Il sequestro anticipato dei $1,600. Lei probabilmente non fa l'agente di polizia, per quello la pensa in questa maniera. Sì, io sono qua per aiutare le persone bisognose. Stop, lo conducete voi. Noi invece siamo qua per far rispettare la legge. Ma può farmi la fattura o devo andare a prelevare? No, deve forza prelevare qui dietro, fa tutta l'ala e cioè deve essere un bancomat dall'altra parte. No, all'interno. Fuori, vieni dentro, Max, qua. Ah, è dentro? La gente che arriva qui pensa di fare i poliziotti, ma che è? Vabbè, è come sempre la gente smette, non c'è nulla di nuovo. Se noi troviamo la moto lì parcheggiata, non c'è stata nessuna denuncia di furto, o meno dopo vedo le denuncia pure dopo. Salve avvocato. Salve Cox. Tenente, mi è stato detto di venire nella giornata. Ho un problema un po' imbarazzante. Che è successo? Le emorroidi. Oh, oddio. Era per questo che prima quitava un po' in maniera particolare. Quando?
Ah, sì, un po' sempre, di bruciore. Sempre stesso problema? Sì, un po' di bruciore, quindi ero... sì, finiscono i signori e poi conversiamo. Prego, scusatemi. Prego, prego. Ecco qua. Tutto bene, avvocato? Lo stavo dicendo agli agenti. Ecco qua, le firme. Mi dispiace se lei se ne se è presa per il mio discorso, però purtroppo... No, ma siete curi, signore? Io la vedo in un altro dovrebbe modo. Dovrebbe essere la notifica di sequestro. Me l'ha rubata e l'hanno parcheggiata lì, la gente che me l'ha sequestrata poteva mettersi una mano sulla coscienza e spostarlo un parcheggio più là. Assolutamente, non mi sarei arrabbiato. Mi sarei arrabbiato non me meno sono, che il sequestro. Non me la sono assolutamente presa e mi dispiace che lei, insomma... effettivamente io capisco il suo discorso, cioè, però purtroppo la viviamo in due punti di vista differenti per il semplice fatto che vediamo la città in due maniere allora il discorso è questo: ci sono queste porte di questo garage, no, che vanno lasciate libere e siamo d'accordo, ma e se c'è una macchina davanti a queste porte, il discorso è che è difficile che sia una persona che l'abbia lasciata lì volontariamente. È più probabile che sia successo qualcosa a questa persona, un mancamento, è stata male, qualsiasi cosa. Adesso il ladro addirittura me l'ha abbandonata lì a me. Cioè capisci che in un'altra situazione, l'altra volta per esempio era stata sequestrata la macchina di un ospite del centro e era leggermente fuori le strisce, lui si è arrabbiato e gli ha detto giustamente se la macchina è storta te l'hanno sequestrata. Però ci sono situazioni e situazioni, è quella cioè per me la prima regola in polizia e nella vita, io parlo più che per me, è il buon senso, quindi cioè, prima di far rispettare la legge bisogna ragionare col buon senso. La targa, collega? Purtroppo a volte non sempre il buon senso è la migliore soluzione, purtroppo non si arriva molto col buon senso. Purtroppo, mi dispiace se lei magari, lei ha detto magari veniamo a spostarlo, chi diceva spostare, cosa? Io. E cosa diceva? Chi? La gente che l'ha sequestrata, invece che sequestrarla, poteva... La gente che l'ha sequestrata, capisce però una cosa, se io... risulta un certo Gennaro io trovo Piazza. Un veicolo, diciamo, posteggiato in modo, diciamo, non adeguato... Capisce che io non posso. Sì, ma lei quante persone conosce che parcheggiano lì volontariamente? Signore, capisce che io come agente non posso permettermi di toccare e salire a bordo di un veicolo di un'altra persona. Cioè, è come se infrangessi il codice penale. Capisco tutto il buon senso del mondo, ma in questi casi, cioè, capisce, magari lei deve salire sulla sua moto, magari sistemarla, poteva prenderlo magari con un effetto negativo, mi denunciava per qualcosa, rischiavo veramente la mia carriera io. Io, signore, capisco perfettamente il suo punto di vista e effettivamente io sono il primo che in alcuni casi ho spostato manualmente io un veicolo, magari in certe situazioni ho evitato di fare la multa. A me dispiace che purtroppo lei sembra un buon uomo e mi dispiace che sia capitato questo a lei. Però, signore, le posso assicurare che in questa città di buoni uomini ce ne sono pochi. E purtroppo molti se ne approfittano e il risultato poi è che la legge è più dura con... Rimanete lì, ci penso io. Purtroppo, come appunto ho detto anche lei prima, per colpa di la pochi... La pattuglia è quella che non hai l'atteggiante, insegua l'altra pattuglia, per favore. Purtroppo è così. Vabbè, chiusa così, di sequestro l'abbiamo fatto, spero che non me la rubino più, perché tra l'altro il problema principale è che nel momento in cui la chiude perde le chiavi. Interrogativo, ma possiamo prendere Madame in moto? È un problema particolare, quindi vabbè. Mi porti indietro, nonna, per favore. Ah, certo. Averci. Ciao. Tenente? La vedo, si dirige verso la città. Ma state seguendo? È sparito la foca. La state inseguendo? Riscontro negativo. Mi ha tirato un calcio alla macchina, alla pattuglia, mentre fermavamo la Italy. Aspetta che può chiamare l'avvocato. Non forse è andato solo nel suo ufficio, sa? Ma posso andare a vedere. Il veicolo risulta. Era diverso dalla targa che vedeva, Mission. Tenente?
Ah, la ricevo adesso. Possiamo fare una pattuglia in moto, visto che c'è una moto che sta continuando a scappare qua, che è scappata da un posto di blocco. Affermativo, affermativo. Ok, andiamo a prenderla. Potete darci l'identikit della moto, per favore? Avvocato, non me lo è sceso adesso, vuoi vedere? Oh. Adesso lo chiamo, perché... Andiamo prima nella volo. Mitchell, ci descrivi la moto, per favore. Non si scende. Aspetta. Guarda qua, ecco. La moto comunque era tutta nera, il tipo a bordo era di colore, vestito tutto di nero, con una mazza da baseball dietro la schiena. 10-4. Così un po' prepotenti sono ultimamente, oh. Se questi un veicolo, tutti cattivi dentro. E cosa vuole che detti? Avvocato Cox? Salve, sono il tenente, che le è sparito, io ho finito qua di parlare con il signore, quindi... Yeah. La tengo nella hall. Speriamo che non sia un'altra cazzo di denuncia del dipartimento, perché se no... Lo mandiamo... Eccomi qua. Eccoci qua. Salve. Sì, ecco, mi era stato detto di venire oggi in quanto il vice capitano stava provvedendo a effettuare i rimborsi per quanto era successo sulle due denunce del sequestro del veicolo qua fuori. Ieri mi è stata rimborsata una causa e mi ha detto di passare quest'oggi per il rimborso. Mi sa che dovrà parlarne col capitano, perché a quanto pare il vice capitano ha fatto un errore per quanto riguarda questi rimborsi. Quindi le consiglio, Cox, di parlare col capitano. Ah, ok. Io purtroppo capisco il suo disagio per il fatto che il capitano è difficilmente raggiungibile. La capisco perfettamente, però è l'unico con cui bisogna parlare. Perché è lui che prende le decisioni finali all'interno del dipartimento. È un po' live. Teoricamente sia il tenente che il vice capitano che il capitano. Chiaramente. Infatti, però, sono successi dei disguidi perché... Io e il capitano, appunto, sapevamo del fatto che, insomma, queste cause ancora c'è da decidere una cosa, e invece il vice capitano ha provveduto al risarcimento quando ancora non doveva esserci questo risarcimento. Io a Ma questo se, punto... Se il capitano mi dice una cosa, io prendo quella per vera. Voi siete un'unica voce, non è che posso chiedere a... Infatti l'errore è stato del vice capitano, non è stato di certo suo corso, nessuno le sta dicendo questo. Però, appunto, alla luce di questi fatti, c'è stato un errore da parte del vice capitano e per questo dovrò parlarne con il capitano. Ok, perfetto, la ringrazio. Salve, dimmi... Perché ora verso le 22:23 solitamente per quell'ora. Di moto mi dispiace Cox, purtroppo abbiamo un capitano che è un po' intaffarato, essendo anche del governo, è un po' intaffarato. Ho capito, allora vi ringrazio. Sì, consiglio di parlare col capitano, perché col vice al momento, non so se avrà già parlato col capitano, però... per questa faccenda qua io credo che in questo momento la persona con cui te per parlare è Air Capitan, ma sempre penso che sia la persona più giusta da parlare, ecco. Sì, nella maggior parte dei casi perché comunque io i soldi pur essendo dell'alto comando i soldi del dipartimento non li gestisco. Ho capito, allora la gestione con lui. La gestione del vice capitano e del capitano.
Ok, allora vi ringrazio. Gentilissimi, grazie mille. Torno ai miei impegni. Lascio lavorare. A buon lavoro. Salve. Arrivederci, ecco. Porca vacca, come brucia. Agente Smith, io credo che invece adesso andrò un po' fuori servizio. Torno ad unirmi alle pattuglie magari più tardi, eh? Ok, vado un po' solitaria io allora, va bene? Va bene, agente Smith. Buona pattuglia. Arrivederci. Adam 2 torna in pattuglia in solitaria, passo. Novità riguardo certi veicoli. Tenente Cobblers, stacca dal servizio. Buona pattuglia a tutti quanti. Arrivederci, tenente. C'erano ancora i posti di blocco in atto o avete smontati? Negativo. Negativo significa? Abbiamo smontato. Entrambi? Noi sì. Ah, il nostro è ancora là, però non ci siamo. Noi siamo un attimo alla stazione meccanica che il collega deve far riparare la moto. Mi raccomando, preghi, caro Cristo. Salve. Salve. Certo. Oh, pulizia, salve. Non si dimentichi mai. Bruto, ora che vedo la pulizia mi viene in mente una cosa. Vuoi venire un attimo con me? Sì. Come va? Bene, Smith, tu? Sto bene. Sì, che c'è in ospedale? Niente, Ruta. Un giro. Hai fatto fare qualcuno? Eh? Sei andato a trovare qualcuno? No. Sicuro? Fare un giretto. Chi devo venire a trovare? Eh? Chi devo venire a trovare? Ah, boh, la dottoressa di sera, ecco. Nah. La dottoressa Desiree. Smith, allora. Ciao, Shelly. Che problema c'è? È una bella ragazza. Vabbè, mi dissocio, mi va. Credi. Vabbè. Allora, ciao, Smith. Scappi dalle ragazze, non ci credo. Vabbè, ciao. Ciao. Hanno messo i posti di blocco questo. Qua.
Agente Simon Friend va fuori servizio. Anche a Mitchell. Vabbè, dopo. Via, via. Sarà 66 player sono. Costi, dopo l'incrocio dritta a destra. Dopo l'incrocio a Costi. Ah, vabbè. No, vabbè, avanti, allora vabbè avanti Costi qui. Ciao Grave. Non lo so. Allora, aspetta che spengo la. Qui Adam 2 si è preso un traffic stop garage centrale. Ripetere. Stai mettendo un traffic stop a garage centrale ad una Toyota Prius targata 338 CUI. Capito, ricevuto. Grave, devo fermare. Salve, buongiorno. Buonasera, sono l'agente Smith. Salve. Salvativo per quella fermata. Stavo superando il limite. Sì, signore. Oh, okay, posso chiedere gentilmente di scendere dal veicolo per controllare i documenti, dato che c'è un po' di... Certo, sì. Attenzione ai documenti di licenza, per favore. Ecco. Grazie, qua. Faccio un controllo, arrivo subito, rimango pure lì. Assolutamente. Ma quanto... scusa, amore? Amore, ma quanto stai andando? Ma non ho idea, cioè sicuramente ho superato il limite, probabilmente. A proprio dei pochi chilometri. Lo so, non so, vediamo un po'. Mo chiedo alla gente. Più che altro non ho neanche controllato i contachilometri, capito? Ma non te devo far guidare a te perché fuori sempre, tu guida io. Lo so. Vabbè. Ah, vedo le licenze, sono tutte regolari, non sono registrate sul database, quello diciamo che fatti di solito tutti, ma fa lo stesso. E diciamo, sì, che lavora concessionario, sì, dipendente, fa lo stesso. Mi chiedo solo di registrare la sua vettura, so che non è registrata, però il suo database non è registrata. Sì, tutti anche i veicoli del lavoro vanno registrati, lo faccio appena riesce da sola, ecco. Assolutamente, va bene. E per l'altra la... comunque a quanto stavo andando. Stavo andando a 91, 90 qualcosa, non lo so. Comunque per l'altra la lascio andare, dato che non ha precedenti di multe né nulla, quindi le iscrisco qui sui documenti di identità e le licenze e le auguro una buona giornata. Ok, grazie. Arrivederci. Gente, salve. Buona serata e buon lavoro. Arrivederci, arrivederci, okay, gente salve, Smith. Arrivederci. Amore, perché non mi ha salutato a me? 106 diretta, però vabbè. Karim, come va? Cosa? Andava a 106 in realtà, però vabbè. Arrivederci. Arrivederci, gente. Niente. Lo so, Sneaky, che hai fatto il calcio. Una macchina di zombie. Infatti ti hanno seguito e poi ti hanno perso subito. Ti hanno perso subito,
Mamma mia. Oddio, mi lacrima un occhio. Vabbè. Sì, subito l'ho perso. Scusate un attimo, però all'occhio un attimo. Ok. Rieco. Ciao, operatori. Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Come sì, fa? Sì. Lei? Tutto bene, tutto bene. Bene. Tutto bene. Che faccio un giro qua a controllare ogni tanto, salutare. Certo. Sì, che si dice in centrale di polizia? Niente, non ci fa nulla, noioso, eh. Voi invece lavorate? No, sì, noi qua lavoriamo tanto. È stato noioso, poi all'improvviso tipo 5 chiamate tutte insieme. Niente. Sì, come al solito. Vabbè. Va bene, allora, arrivederci. Arrivederci. Perfetto, arrivederci, salve. Tanto a me non cambia. Fatto. E là! Quasi. Ciao. Arriva subito. Olla, quanto ho sferato il palo. Thank you.
Sembra che lo superano i limiti, sti qui. Oh, oh. Ma piano. Ma guarda, guarda lì là, ma guida, non c'è riffi. Ci piazziamo qua. Facciamo controllo dei documenti, sì, delle velocità. È al medico. Puttana, c'è da... Oh. Qui a Adam 2 stiamo andando al pick stop davanti alla farmacia vicino alla centrale downtown. La moto è la moto è targata 444447 TJT. Spenga il motore, perfetto. È già spento. Salve. Salve. Sono l'ufficiale Smith, la fermo perché ha superato il limite di velocità. E posso fare fuori controllare i documenti di identità e delle licenze, grazie. Prego, però non ho superato il controllo. Invece sì che le superate. Questa moto come si chiama? Vortex. Ok, allora ce l'ha registrata. Ho fatto il cambio di proprietà dal concessionario. È stato un acquisto privato. Sì, sì, perfetto, ottimo.
Signore, devo pagare la multa dell'1%, viaggiamo a 90 km/h. No, signora Smith, io mi perdoni, lei ha anche visto, non so da quando mi seguiva, ma ho fatto tutta la strada lasciando il pedale sempre. No, lei è passata davanti all'armeria di downtown circa, dove dopo il Vanilla, dopo il ponte che c'era il Vanilla, e viaggiava a 90 km/h. Se mi ha seguito ha visto che ho mantenuto una velocità stabile, perché ho davo dei colpetti di gas. Mi perdoni Wilson, capisco, cosa? Ma è una moto, mi perdoni Smith, la capisco, però è una moto e i colpi di gas ogni tanto mi fa andare sopra gli 84, però sono rimasto stabile su quella 80. Velocità. No, il limite comprensivo è 84. Il limite di velocità è 80, comprensivo. Aspetta. Di tolleranza 85. Lo sa, vero? Esatto, è stato detto 84 e 85. Sì, però 85 deve essere il massimo per errore, ma non esattamente. E lei era rischio di andare oltre il limite. No, l'85 era per errore, ho fatto 5 km sopra, però sono stato tutto il tempo in realtà sono anche 10 visto... oltre il limite di velocità. Sì, l'errore l'errore giustificabile è 85. Smith, non stavo accelerando. Non controbatta, che tanto comunque c'è. No, signora, mi perdoni, ma lei mi ha seguito fino a qua e ha visto perfettamente. No, non è che ho iniziato. A un certo punto ho perso anche di vista per la prima curva. Ma non è assolutamente vero, ho continuato a rimanere stabile fino agli 80-90, davo comunque, solo dei colpetti di gas. Posto in cui l'ho visto. Vabbè, la prossima volta le spaccio a 150, non si preoccupi, dai. Io signora Smith, uno si impegna anche a mantenere i limiti ed è quello che ho fatto, perché toglievo e rimettevo il gas e fa come vuole. Prego. Io non posso sapere quello che fa lei, non ha mai avuto una multa, quindi per una volta... È esattamente per quello, perché io cerco sempre di mantenere. Sì, allora non è per sempre verrà graziato. Che cosa vuol dire, signora? Non è una questione, ho sempre mantenuto i limiti. Nel senso che è ovvio che il colpetto di gas lo devo dare, non è che posso arrivare a 50 e poi riaccelerare tutto di colpo e poi rilasciare per 10 secondi. Ho dato dei colpetti, evidentemente questa moto è forte perché arriva ai 200... gli è schizzata ai 90, ma se lei mi è arrivata fin qua può anche calcolare. Non certo l'ho calcolata, però, perché un'altra si ferma alla velocità. Le posso assicurare che non stavo continuando l'accelerazione, e anzi continuavo a premere sul pedale. Infatti sono rimasto un po' meravigliato e mi abbia fermato. Proprio se perché stavo... Se parlassero come lei mi spiegassero tutte queste cose, non faremo nessuna multa, lo sa? Signora, se stavo continuando ad accelerare ed era un comportamento troppo veloce, le davo anche perfettamente ragione. Una volta uno sceriffo mi ha fermato perché stava accelerando e gli ho dato ragione. Io in questo momento stavo proprio facendo pedale. E anzi, addirittura prima che lei arrivasse... Quale pedale? Stavo... Che non ci sono pedali sulla moto? Quello delle marce, signora. A 80 mi scala la marcia. Devo pure cambiare pedale. La marcia. E che? Poi continuava a scalare marcia lei? A 80 c'è il cambio marcia. Continuava, marcia 1, marcia 2, marcia 1, marcia 1, su, 2, 3, a dire il vero. La 1 arriva fino a 40. Vabbè, no, ma io dicevo, ma 1, 2, per dire. Vabbè, sì, signore, sì. Lei è pazzo se fa così, quindi in questo modo, cambiare marcia in continuazione. No, signore, non è che sono pazzo, cerco di distruggere. Cerco di mantenere i documenti. Per stavolta la lascio andare, se domani io dopo la vedo un'altra volta a correre, non ne faccio mai più, la nasconto, arrivederci. Va bene, la ringrazio. Nessuno sconto mai più. Messo. Ci mettiamo qua. Sceriffi, la prossima chiamata che arriva è per voi.
Dipartimento di polizia di Los Santos. Vabbè, sì, è lo studio legale Brown. Stiamo cercando gli sceriffi ancora. Ma madonna, ma lei chi è? Sono il centralino dello studio legale Brown. Ok, tranquillo, signore. Allora, comunque adesso sì, la faccio parlare con gli sceriffi. Però... Gentilissima, signore. Grazie, arrivederla. Sceriffi, la prossima chiamata è per lei, ma è già la terza ormai. Madonna mia. Non passa nessuno, veloce. Siamo ancora qua, 5 minuti e poi cambiamo. Noi siamo messi in i posti assurdi, cioè troviamo i posti più assurdi del mondo, troviamo. Vabbè. Non ho ancora risposto, non hanno. Stiamo trovando i peggio posti del mondo, stiamo trovando. Perché non lo prenderemo mai? Dove mi devo mettere, santo? Non... Questi qui non sono... guarda, questi qui non sono mica posti di controllo velocità per quelli che vanno a 200. Se uno passa a 200, ma guarda che sono la macchina è accesa, cioè parto e vado, poi a prescindere anche se sono laggiù in fondo, dopo il ponte e tutto, cioè non cambia nulla, sempre lì fermo sono e parto. Ci vediamo dopo allora.
Alarm 3? 10-4, dica. Se volete possiamo metterci a fare il controllo della velocità, il controllo in autostrada, così magari se voi siete in moto volete partire velocemente e prendere le macchine. Io mi metto lì con la volante che fermo le persone, facciamo un controllo e uno sta sulla moto. Se volete. Va bene, troviamoci. Dove sei tu? Vado verso il vostro posto di blocco, ancora lì montato. No, no, l'abbiamo smontato. Però... ci mettiamo dove si erano messi Kelly e l'altro, magari, che erano proprio comodo lì. Kelly e l'altro sono io. Sì, Kelly e sì, Mitchell sì. E l'altro. Mettiamoci dove eravamo noi prima, perché c'è tipo... sai la centrale idroelettrica? Sì. C'è la strada, li facciamo entrare lì dentro le persone. Ok, allora io mi piazzo un po' prima con la volante, così mi faccio notare e gli dico di entrare dentro allora, ok? Sì. Fermiamo chiunque, facciamo solo controllo dei documenti. Monto intanto tutto io. Li facciamo uscire anche qua. Ho pensato, ho fatto una cosa un po' così. Se vediamo se vanno bene a voi, se vi piace. Poi dopo possiamo sempre cambiare. Un attimo, stiamo arrivando. Storto questo cono qua. Sta storto lì. Vedi, così ho fatto. Sì, va bene. Andiamo qua, parla qua. Magari qualcuno con la moto si mette fuori, verso davanti al mio volante, tipo un po' più avanti. Si mette tipo lì davanti, così. E qui mettiamo una barriera che chiuda la strada, così non possono sfondarla. Così, mettiamo tipo... Aspetta, fammi passare. Sì. Metto quella blu o quella rossa? Quella blu. Così. Ok, poi quando deve passare io la sposto. Sì. Vabbè, allora facciamo così. Una in moto sta davanti fermo. La moto, allora. Sì, la moto sto io davanti e ferma le persone. No, io torno indietro a fermare le persone. Sì, quello dietro tu fai il segno di fermarti e gli dici di accostare qua dentro. E tu in caso corri lo insegui. Sì, in tal caso parte, non si ferma, la insegui. Ok, torno un po' indietro. Ok.
Prendiamo tutti, uno a uno. Sì, sì, sì. E facciamo fare anche la coda in casa. Controllo a tappeto. Ci facciamo un controllo di carte d'identità e basta. Sì, documenti, le patenti e tutto, così facciamo. Sono in regola con i veicoli. Sì, ma qua non passa niente. Di aspettare. Ah, vabbè, sì, non è un problema. Se mi sbaglio qualche volta con i locali, non mi criticate, ma non è facile distinguere locali. Sì, da... sì. Eh no, era un locale pure questo. Non so perché, ma l'altro lato della strada mi sembra un po' più proficuo. Là li fermavano tutti, loro, non è quando stiamo fermando niente. Però pian piano arriverà anche qualcuno su. No, sì, tranquillo, tanto è il nostro dovere, quindi. No, un altro... è un altro civile, sì. Sì, non ti preoccupare che ci notano bene perché sono tutti sti coni. Io per sicurezza che vedi, diciamo, li sono un po' tutti e vedo com'è. Ma era un muletto quello che era trasportato dal carattrezzi.
nessuno, eh. Nessuno. Bobo DG, grazie per il follow. Oh, ma veramente nessuno, eh. Boh. Vabbè, aspettiamo un altro po'. Almeno uno lo dobbiamo fermare. Eh? Bobo, dici cosa? È passata l'ambulanza, ma non la potevo fermare. No, l'ambulanza si è fermata. E niente, è accostato. No. E niente. Veramente. Arriva un'altra ambulanza dietro con l'ambeggiante accesi. Attenzione. Collega, abbassa la paletta finché non c'è una persona da fermare, sennò la gente si ferma qua. C'è questa ambulanza che arriva di corsa, non è che vi fate tranciare. Batto abbassata. Alzala solamente. Allora, Angel, tu avvisa quando stai per fermare una persona. Eh sì, vi avviso se passa. Così Smith alza la paletta, perché tenere alzata poi ti viene male al braccio. Grave, che cazzo ne so, eh. Non ti vedevo reagire dopo due volte che aveva messo in evidenza il messaggio, chissà. Mo' la spengo la moto, sennò finisco la benzina qua. Questo qua arriva qua, pensa di fare quel che vuole, vaffanculo. Ok, motina arriva, molto veloce. Costi e Luca, ehi. Non si ferma. Vai, andate. Ecco che sono le tappi, le moto. Non lo so. Ma lo vedete ancora voi o cosa? No, lo vedo. Sì, sta continuando per Sandy Shores. L'abbiamo fermato. Accosta. Sì, lo sto facendo accosta lì. Cede. Alve, sono l'agente James Kelly, dipartimento di polizia. Sì. Mi spiega perché non si è fermato al posto di blocco che le hanno intimato? Era un posto di blocco quello? Eh sì.
Il collega le ha suonato con le sirene per fermarsi e ha tirato dritto. Guardi, andavo a 170, non ho proprio controllato, non ho capito proprio niente, che era un posto di blocco quello, sinceramente. Capito, va bene. Non l'ho capito, che era... scusatemi, veramente. Va bene, non si preoccupi, mi può dare i documenti? Certo. Facciamo un controllo e la lasciamo andare. Sì, prego. Ok, rimanga qua, non si muova. Chi si muove, assolutamente. Okay. Smith, torna pure sì, lì. Sì, sto andando infatti a casa per... Ti aspetto, riprendere. Resta un po'... Mi allontano un attimo dal PC, appena mi fermo lì di nuovo e devo fare una cosa e arrivo subito. Tutto ok. Mi sa che metto la volante prima io qui, tipo. Qui così si nota. Accorciamo un po' tutto, accorciamo. Stiamo ritornando. Smith, questa volta la pattuglia mettila davanti all'entrata con i lampeggianti accesi. Con i lampeggianti accesi, così la gente lo vede. Metti tipo di sbiego con la scritta magari polizia che si legga. E io invece mi apposto un po' più avanti perché a recuperare la moto ci ho messo un po'. Ah, conta, mi ha fregato anche a me perché correva tipo già 170 e io ero fermo. Immaginati per raggiungere il suo. Ma te servi solamente per intimare di fermare. Poi... infatti io gli sono subito e poi lo inseguo finché non si ferma. Capito? Sì, tu metti subito, cioè attivagli la sirena, fai i capi. Sì, faccio colpetti partire proprio sirena. La sirena io quando... Sì, fai i colpetti, tipo così. Ovvio. L'ho un po' accorciato, diciamo. Vedi che le macchine non ci passano, eh. Troppo piccolo. Passo tra un po' io ci dice non ci passo. Beh, più. Dai, uno è passato. Mettila in modo diverso, da. Cioè amplia di più. Più grande, allargati di più. Ecco, così, a posto. Qua, Smith? Eh? Quest'angolo qua. Questo cono qua davanti a me. Mettilo un po' più qua. Se è o non è. Ok, ne arriva uno.
Mi sa di no. E niente. E niente. Però questo correva, sto figlio di puttana. Infatti pensavo fosse un uomo, diciamo, un po' più vivo. Sai che lo farò con quell'angolino lì, hai detto? Mettilo un po' più largo. Troppo largo, troppo. Che cazzo stai facendo? Sto sbagliando. Così. Ecco, così va bene, sì, sì. Poi non si lamentino che... Io mi metto un po' più avanti. Sì, sì, tu vai più avanti. Diciamo, signori, che ho trovato un'ottima strategia. Se tengo i lampeggianti accesi, diciamo, capisci quelli che non sono... sì. Cioè, si è fermato il medico e non la macchina, non la moto col tizio, cioè, incredibile. Signori, c'è una moto che ha visto i lampeggianti e se ne è tornata indietro, la sto seguendo. Vai. E ha tirato su verso tipo l'osservatorio. Accosti. Ecco, si è fermato uno ora qui. Accosti, dove c'è la barriera blu, grazie. Certo. Perfetto. Salve, buongiorno. Salve. È un posto di blocco, facciamo dei controlli di documenti e poi lo lasciamo andare, se tutto è in regola. Certo. Ma che rettifico, subito. La moto la sta inseguendo, non si è fermata lo avere stop. I documenti di identità e delle licenze, grazie. Certo, aspetti che le prendo. Smetto finisci okay. Col tipo, io penso a... Sì, sì. Ecco lei. Ok, Jacob Smith. Ok, sì. Stiamo salendo tipo okay. Verso il presente casa presidenziale, molto facciamo sopra... Posso scendere? No, non deve farlo. Cioè, esci sulla destra. Sceriffi, siamo all'inseguimento di una moto con a bordo due persone. Ci troviamo nella parte alta di Vinewood, vicino alla scritta, nord okay. Di Los Santos. L'auto qual è? La blista. La moto va per campi blista. Verso proprio la scritta Vinewood. Dove arriviamo da sempre? Okay. Continua ad aggiornare. Apposta così. Sì, siamo per una staglia di campagna che porta direttamente a posto così. Va bene, signore, può andare. Grazie, grazie per la collaborazione. Dimmi se scende. Che prende la strada per scendere. Sì, okay, grazie. Qua, prego. Arrivederci. Metto le strisce chiodate. Avete bisogno? Dove siete ora? Disceso verso Vinewood per i campi sterrati. Questi corrono come le bestie. Ricevuto. Ok, stiamo risalendo adesso, stiamo risalendo. Questa è la strada normale, stiamo risalendo. Purtroppo non ho tante indicazioni chiare sulla strada di campagna. Angel, dove ti trovi ora? Sono arrivata l'antenna radio, ho preso la strada sterrata che scende sotto. Sta scendendo di nuovo verso Vinewood, dietro la scritta Vinewood. Li ho persi qui perché la mia moto non tira tanto.
Ok, sono nei cespugli, qui vicino a me, richiedo supporto. Manda la chiamata, manda la chiamata. Ok, mi sono scappati, stanno discendendo verso Vinewood. Dalla strada di campagna che porta alla città Vinewood. Cazzo. Ce li ho io, stiamo scendendo. Mi hai visti? Ce li ho io, stiamo scendendo per la strada normale. Ma siete già giù, siete? Ma mi ha bucato le ruote, ma non sono bucate loro, ma what the fuck? Hanno continuato a scendere? Sì, sì, ma mi sono bucate le ruote a me, ma non si sono bucate le loro, ma non ho capito. Ma dove ci sei? Dov'è che sono ora? Qui Price. Ok. Voi siete matti. Sono io, scusate! Ma cazzo guidi, Smith? No, manca poco mi ammazzo. Mi sa che sono andati giù già, sono andati. Non è passato nessuno da qui. Lo so, ma non so dove cavolo sono, perché non l'ho visti passare io. In che direzione sono andati? Li ho persi, Smith, quando il collega ha bucato ero rallentato. E non lo so, non li ho persi proprio quando eravamo là. Se eravamo... Aspetta, modo per la comunicazione, sheriff. No, li avevo persi molto vicini all'autostrada. Purtroppo avevo avuto un inconveniente con le strisce che date. Aggiornatemi che io sto arrivando adesso. E abbiamo fatto inseguimento ad una moto. Comunque, colore moto. La moto era una moto, se non sbaglio, sul grigio, massimo nero, non ne sono sicuro, con a bordo due persone, una vestita di grigio e l'altra vestita di nero dietro. Siete riusciti a prendere la targa? Adesso ricontrollo dalla bodica. No, era se... C'erano a bordo due persone, uno era tipo torso nudo, il guidatore. Ok. Di colore o bianchi? Mi dirigo verso la fonte bianca, do un'occhiata a tutti loro. Che lì erano di colore o bianchi? Di colore. Ok. Vabbè ragazzi, io mi sa che chiudo la live ora, perché tanto questi non li troviamo più e poi comunque tra pochi minuti devo andare a mangiare a cena. Io riporto l'auto. L'ultimo avvistamento dov'era? Non c'è stato nulla di interessante oggi, ma non c'è stato molto interessante il live. Purtroppo non c'è stato molto di, qualcosa di molto interessante il live, perché hanno avuto... E nessuno ha fatto nulla. Niente, magari torniamo domani con un'altra live o più tardi, chi lo sa, vedremo poi. Secondo di quando riesco con i tempi e tutto, e con anche il gioco, devo vedere cosa posso fare in game, anche tutto, adesso vediamo. E boh. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio tanto per essere con me e ci becchiamo. Ci becchiamo un'altra volta. Adesso diciamo che mi lascio da culettino, che è il top. Cioè, mi piace tantissimo vedere il culettino, quindi... E non abbiamo più niente da perdere. Yeah. E quindi... Buonasera a tutti, slash host. Culettino umido. Ciao a tutti. No, prima o poi mi sgamano e non avrò...